Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi insieme ci rechiamo da H&M a provare le novità di questa primavera e vi dico, mettetevi comode perché tanta bella roba. Sono veramente soddisfatta di quello che ho provato e indossato. Adesso lo vedremo insieme. Vi lascio come sempre tutti i link in info box di tutti i capi che ho provato in modo tale che se volete cercarli in modo più semplice, li trovate già in info box. Vi dico che ho acquistato due pezzi per il momento, ma conto di acquistarne almeno ancora due, di questa selezione. Iniziamo dal primo outfit. Il primo outfit è composto da un pantalone a zampa, quindi rimane piuttosto aderente sulla gamba e più svasato sul fondo. Vita regolare, quindi arriva l'ombelico. Il tessuto è leggermente rustico, è tipo un cotone ma un pochino più ruvido, come se fosse, si percepisce un po', diciamo, la lavorazione del tessuto, molto bello, con la piega sul centro. Il colore è un color burro, è un bianco sporco. Veste, la vestibilità mi piace molto, non è assolutamente trasparente, veste la taglia regolare. L'ho abbinato questa camicia che io, se fossi in voi, la comprerei e l'ho comprata, ve lo dico, non ce la faccio, è troppo bella. Veste benissimo, la vedo tantissimo sul jeans bianco, sul jeans, super di moda quest'anno le righe in primavera. C'è in quattro varianti, tutta bianca, tutta nera, a righe sul blu azzurro e a righe rosa. Io volevo prenderla anche con le righe sul blu, mi piace molto. Ed è quel capo prendi e vai, che te lo metti e sei studiata, perché non è la solita t-shirt basic, però è una camicia in cotone e anche abbastanza strutturata, non rimane molle, rimane piuttosto strutturata, quindi dà comunque verve, dà fascino al capo, una bella collanina e un paio di jeans, una sneakers, e questo è un outfit secondo me stupendo per questa primavera. Che dire, della camicia ho preso una taglia S ed è leggermente over e poi ha una bella lunghezza, non va a segnare perché ha il taglio appunto un pochino over. È perfetta, semplicemente perfetta. Per il prossimo outfit vi propongo un vestito midi, piuttosto aderente, appunto lunghezza al ginocchio, ha delle arricciature sui lati e ha questa fantasia bianca e nera un po' optical, però è presente anche zebrato in bianco e nero in una bellissima fantasia di blu che avrei voluto provare, però purtroppo non era disponibile in negozio, c'era solo la XS o la XL. Ha la zip sulla spalla, quindi ha questo colletto a lupetto che si va a chiudere con la zip e la manica proprio leggerissimamente accennata, non è propriamente smanicato, è un pochino più avanti ed è una cosa che secondo me lo rende ancora più bello, più particolare. È bello anche con un cardigan o un blazer sopra, certo segna un filino perché comunque è un abito in maglina piuttosto attillato. Però è molto molto fascinoso ed elegante. È un vestito che si fa notare, peraltro molto economico. Inoltre, sto abbinando in quasi tutti gli outfit che vedremo, ho abbinato una décolleté in un color beige nude, molto bella e molto comoda. Calza taglia regolare. Se riesco vi metto il link anche di quella nell'info box. Passiamo al terzo outfit e ragazze, anche qui il jeans mi è piaciuto molto. Il jeans ha una vestibilità ristretta, quindi vi consiglio di acquistare una taglia in più della vostra, anche se poi cede, e ho voluto appunto prendere questo jeans in questo lavaggio. Lo troviamo in diversi lavaggi, ha una vita regolare ed è un po' a sigaretta, però non è di quei jeans corti che arrivano alla caviglia, ha lunghezza regolare. Mi piace tantissimo questo blu scuro con le impunture bianche. Sto cercando un jeans fatto così a zampa, molto bello veramente con qualsiasi cosa. Questo jeans è proprio lineare pulito, mi piace molto abbinarlo, questa tipologia, questo lavaggio di jeans anche a rosso, al blu oltremare, col il blu marino col bianco, un po' marinaretto style. Questo secondo me è il jeans per eccellenza che sta bene con lo stile un po' marinaretto. E ho voluto abbinare questa blusa floreale morbida, che si può indossare anche inserendola dentro il jeans ovviamente, con questi colori sul blu, bluette appunto, molto primaverili. La blusa veste comodo, ha la manica palloncino, si può allacciare per lasciarla, diciamo, leggermente a lupetto, più col collo chiuso, oppure tenerla aperta per avere uno scollo a V. Io sapete che ho diverse generi
generi di queste camicie, mi piacciono molto, le trovo anche versatili quando abbiamo un'occasione particolare, vedete, anche con un jeans basta un tacchetto e siamo un pochino più sistemate. Questo outfit nel complesso mi è piaciuto molto, gli darei un bell'8. Lasciando sempre il jeans, vi faccio vedere una chicca: questa camicia effetto seta in satin rosa, ma di una punta di rosa bellissima, assomiglia molto al lupetto che indosso oggi, la punta di rosa, ma ancora un filino più satura. È un po' la blusa che io vedrei Romeo e Giulietta, proprio la blusa di Giulietta la chiamerei. È un po' scollata, ha questo scollo molto quadrato e queste arricciature che la rendono un po' quasi retro, molto romantica. È molto bella anche con un pantalone chiaro, abbinata ad un pantalone chiaro, se avete anche una cerimonia, perché no, con un bel pantapalazzo chiaro, color panna, questa blusa e magari gli accessori tutti in color oro, molto raffinata, molto di classe. Mi è piaciuta davvero tanto anche lei, sicuramente un taglio un po' più particolare, un po' più insolito. Andiamo avanti con un abito midi. Quest'abito dal vivo è molto più saturo rispetto che alla clip. Base nera, ma un tripudio di fiori sui colori dell'aranciato, del giallino e del rosa, piuttosto carico, molto bello e molto comodo. Ho indossato la taglia S, ha una buona vestibilità, manica lunga, si allaccia diciamo a V, parte più o meno da dove finisce la mia collana, l'allacciatura, quindi possiamo lasciarlo anche un po' più scollato, e allaccia fino alla vita, non fino al fondo. Invita appunto alla fusciacca per andare a segnare il punto vita. Il cotone è quasi garzato, non è trasparente, non è foderato, molto pratico, molto comodo e molto molto carino. Vi devo dire, dal vivo è molto più bello che nel video. Altro abito midi, e questo mi è piaciuto un po' meno perché lo trovo meno comodo del precedente. Era diciamo appena entravi lì, quindi è un abito di punta, però non lo so, la vestibilità su di me non mi fa impazzire. Abito base nera con pois bianchi, midi, molto carino, allaccia portafoglio, quindi avete il laccetto interno più un laccetto esterno che tiene chiuso l'abito. Non mi piace il fatto che da un lato sia sagomato mentre dall'altro sia stondato. Sì, è vero che si vanno a sovrapporre, però quando aprite le gambe o avete un movimento un po' più ampio si vede questo contrasto e non so, è una cosa che mi disturba. È abbastanza scollato, ha uno scollo profondo, il pois è molto molto sensuale, molto pin-up. Che dirvi, nell'insieme darei una sufficienza, però non mi sento di dare di più perché la vestibilità non la vedevo bella. Si può aggiustare tirando sulla manica e tutto, però anche la manica la vedevo un pochino scesa, un taglio particolare. Deve piacere sicuramente, nell'insieme però visto così è carino. Procedo, e qui ragazzi il pantalone era veramente risicato, veste piccolissimo questo pantalone, però è molto bello, avrei preso anche una taglia in più e già provavo una taglia in più della mia. E quindi vi dico, se prendete questo pantalone vi consiglio una barra due taglie in più. È un pantalone nero con il taglio vivo, nel senso non ha una rifinitura in vita, non ha i passanti, non ha il cinturino, è proprio taglio vivo tipo, però è rifinito bene, ha la zip, ha le due tasche laterali ed è un pantalone a zampa, molto bello, è veramente bellissimo. Il problema è che veste piccolo, quindi attenzione. E ho voluto abbinarlo pensando che vestisse un pochino più comodo a questo body. È un body bianco in tessuto tipo licra e ha la bordatura in pizzo nera. Attenzione, perché se vi piace il genere, questo body è presente anche in total black e tutto beige, quindi col pizzo e la base beige. Io avrei scelto tutto beige, però da provare col pantalone nero ho scelto questo perché andava a richiamare un po' il colore del pantalone. Quindi troviamo il body in mi pare 3 o 4 varianti e il pantalone dovrebbe esserci in diverse colorazioni. Andiamo avanti con un outfit full color. Per chi mi segue su Instagram sa che io mi sono letteralmente innamorata di questa blusa e non l'ho ancora comprata, ma devo correre a comprarla. È una blusa viola che è presente anche in nero ed è presente anche l'abito uguale alla blusa. Non ho voluto provare l'abito perché iniziava a diventare troppo impegnativo per le mie uscite, diciamo che lo sfrutterei davvero poco. La blusa già magari anche con un jeans
per una domenica ci può stare. È molto bella perché ha questo gioco di drappeggi e mi piace tantissimo la punta di viola, freddo, leggermente desaturato. Sto indossando una taglia S della blusa e ho voluto abbinarla al pantalone un po' per rompere la routine, invece di provare il solito panna, il solito nero, il solito beige, ho voluto provare questo pantalone verde pistacchio, verde brillante, con la piega e le pants. Del pantalone sto provando una taglia in più della mia, veste comodo, direi che ha una vestibilità piuttosto giusta, se vi piace un po' abbondante consiglio una taglia in più. Pantalone con la piega a palazzo perché scende dritto, ampio sulla gamba, non va a segnare. Molto bello il tessuto del pantalone, ha le tasche di sbieco sui laterali e mi è piaciuto il match viola-verde. Vi dirò, è particolare, insolito, possiamo abbinarlo ad accessori neutri, quindi magari accessori tutti beige o tutti bianchi. Altro outfit che mi piaceva, però non su di me, sta bene a chi non ha pancia questo outfit, mi è piaciuto il pantalone, infatti spoiler, ho comprato il pantalone perché cercavo proprio un pantalone che arrivasse alla caviglia però un pochino strutturato, che non mi andasse a segnare i buchi della cellulite, detta proprio così, i crateri vulcanici quando lo indosso. Quindi ho preso proprio un completo con questo pantalone che vedete, con la famosa camicia che abbiamo visto all'inizio, rosa e panna, e vi dico, sta benissimo. In questo caso il pantalone l'ho abbinato a un crop top, immaginatevelo con la camicia, quindi tutta la parte della pancia va coperta, poi cederà anche un attimino, io dico che la vestibilità è giusta. È molto bello perché appunto è un pochino strutturato come pantalone, non sono quei pantaloni che si smollano, che hanno quel tessuto scadente, sono proprio rifiniti bene, belli, è un bel tessuto, sembra quasi un rasatiello di cotone per intenderci. Classico pantalone con la piega un po' a sigaretta che arriva alla caviglia e sta bene con qualsiasi paio di décolleté, ma anche con una sneakers. Sopra abbiamo questo pull che è molto bello anche da indossare sovrapposto a delle camicie magari bianca oppure a contrasto nera oppure azzurrina, magari un jeans, una camicia azzurrina, e sopra questo pull tutto traforato, però non rimane trasparentissimo, diciamo che è abbastanza fitto il traforo del Monte Bianco. A giro collo e a questo collo con questa lavorazione piuttosto larga, la manica scende leggermente svasata. Mi piace moltissimo questo maglioncino anche da mettere sopra una t-shirt basic bianca o appunto con la camicia, è un'idea interessante. Extra capitolato, come direbbero le aziende di ristrutturazione, questa blusa, questa magliettina lilla, non guardatela insieme al pantalone ma l'ho provata semplicemente per farvela vedere, era carina, molto primaverile, molto romantica anche lei, questa primavera sarà abbastanza romantica. Praticamente è una magliettina aderente che lascia fuori le spalle e ha tutto questo volano in cotone garzato che va a dare questa, non so, molto farfalla, molto affascinante e romantica. Il top rimane a costine e veste piuttosto attillato, quindi mi piaceva l'idea di presentare un capo lilla. E adesso ci dedichiamo all'ultimo outfit, che è l'outfit che io adoro per eccellenza. Nuova collezione, nuove colorazioni, la tuta di H&M, io ne compro una ogni stagione e quest'anno sto puntando questo verdino, c'è in tanti colori e va sold out alla velocità della luce, quindi è probabile che io vi metterò il link ed è già sold out, non lo so, la fanno in diversi colori, c'era anche un altro verde, ma questo mi è piaciuto molto, è un verde salvia, io prendo sempre S sopra, S sotto perché veste abbondante, se la volete un po' più comoda prendete una taglia in più. E l'ho abbinata anche a un cappellino panna super basic che era lì da H&M, mi piaceva, ci manca la sneakers panna. Queste tute anche sotto a un montoncino, sotto al giubbino di jeans in primavera, le trovo davvero pratiche, però se ci sistemiamo trucco i capelli sono anche stilose, per me sta bene la donna in tuta, a me piace, purché non sia una tuta diciamo da casa, ecco, queste le trovo tute in cotone, simili a quelle dell'Adidas piuttosto che della Nike, classiche tute in un buon cotone perché io le lavo, le rindosso, non fanno pallini e rimangono davvero bene, costano poco e secondo me fanno la loro figura. Io con questo outfit concludo il video, spero che questi outfit vi siano piaciuti, rimanete sintonizzate se vi piace la moda perché andremo in altri negozi molto presto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Io come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia, vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.